gallinella, mai provocato, e mote magno. Guardate che meraviglia, questa è la Puglia che piace a noi. Benvenuti amici di Vino Divino per questa nuovissima puntata. Mi avete chiesto in molti se in Puglia e non parli mai di pesce. Benissimo, parleremo di pesce vero, pesce povero, pesce che i pescatori pescavano e cucinavano all'interno delle loro imbarcazioni, e quindi parleremo di tradizione. Come sapete, noi siamo molto legati alla tradizione culinaria della Puglia, ma tutto ciò lo vedrete subito dopo la nostra fantastica sigla. Realizziamo questa ricetta, che è una zuppa di pesce del pescatore, una zuppa di bordo potremmo chiamarla, perché utilizza le conserve, non i prodotti freschi. Quindi quando i pescatori andavano a pescare e stavano fuori 3, 4, 5, 6 notti, 6 giorni, 7 notti, cucinavano nelle loro imbarcazioni il pesce più povero, il pesce più piccolo, le pezzature meno pregiate erano destinate all'equipaggio, e quindi cucinavano questo pesce con gli ingredienti che ovviamente non erano deperibili, quindi con le conserve di pomodori come in questo caso. Ed ecco perché la scelta di utilizzare una conserva e non il pomodoro fresco, anche se siamo in piena estate e abbiamo tantissimo pomodoro fresco. Vi elenco gli ingredienti per questa ricetta: circa 1,5 kg, 1,2 kg di pesce misto, quindi gallinelle, abbiamo una rana pescatrice, altri tipi di pesci. Io non sono un grande esperto, ma magari voi da casa mi potete dire che tipi, quali sono gli altri tipi di pesci che stiamo usando in questa ricetta. Ve li faccio vedere, e questi sono gli altri tipi di pesce. Guardate che belli, sono già puliti e squamati, mi raccomando, è importante. Poi abbiamo bisogno di 200-300 grammi di cozze per dare un odore, una cipolla intera tritata e dell'aglio, eccolo qua. Poi abbiamo bisogno di due confezioni, quindi 800 grammi di polpa finissima. In questo caso io ho usato la Petti perché è una delle polpe più buone che ci sono in commercio, insomma, che trovo qui al supermercato sotto casa senza ricorrere a chissà quali supermercati. Poi abbiamo il nostro olio Evo di giovinazzo, che non può mai mancare, del prezzemolo, del sale, del pepe o in alternativa il peperoncino. Io preferisco col peperoncino, soprattutto quando faceva freddo il peperoncino riscaldava. Poi abbiamo un po' di vino rosato o bianco per sfumare il tutto. Ma bando alle ciance, proseguiamo con la nostra ricettona. In un tegame anche abbastanza rustico, come potete vedere, abbiamo messo circa 5 o 6 cucchiai di olio extravergine di oliva. Adesso andremo ad appoggiarci all'interno del il nostro aglio e la nostra cipolla tritata. Li utilizziamo entrambi perché la dolcezza della cipolla si sposa davvero bene con il pesce. In barca ovviamente utilizzavano aglio e cipolla secchi. Se volete fare la ricetta proprio ortodossa, potete tranquillamente utilizzarla. Facciamo soffriggere delicatamente, leggermente, e dopo andremo ad aggiungere il pesce. A questo punto è arrivato il momento di aggiungere, se volete, un po' di peperoncino, ma solo se volete. A me piace tanto, quindi ne aggiungo un bel po', perché non è molto piccante questo peperoncino e a me piace particolarmente piccante, quindi ne aggiungo un bel po'. Fate soffriggere a fuoco vivo per qualche minuto. Quando la nostra cipolla sarà leggermente colorita, molto delicatamente, possiamo aggiungere i pesci già squamati e puliti. Quindi in questa maniera qui li aggiungiamo. Eccoli qua, vedete? Aggiungiamo tutti per bene e li facciamo cuocere da un lato e dall'altro, ma tenete pronto un contenitore perché li andremo a togliere subito. Delicatamente andremo a girare i nostri pescetti.
con molta delicatezza, perché altrimenti li rovineremo tutti. Quindi eccolo qua, facciamo un bel giro, non vi preoccupate se non sono cotti, perché dopo dovranno cuocere ulteriormente in padella, quindi li giriamo per bene, faremo insaporire il nostro soffritto. Eccolo qua, anche questa è fatta, e dopo li faremo cuocere ancora per un minuto e mezzo da questo lato. Con molta delicatezza andremo ad adagiare i nostri pesciolini, ancora non cotti completamente, in una teglia a parte. Adesso in questo soffritto aggiungeremo, io non lo aggiungo sul pesce, questo è un mio trucco personale, aggiungeremo un mezzo bicchiere di vino rosato o bianco e lo faremo evaporare per riportare la temperatura, abbassare la temperatura e far cuocere meglio la cipolla. Io uso un rosato, voi potete utilizzare tranquillamente un bianco, oppure a bordo si utilizzava l'aceto, perché il vino andava male, l'aceto no. Una volta evaporato il vino andremo ad aggiungere la nostra polpa rustica. Vi ricordo che gli ingredienti sono per circa 5-6 persone, se volete dimezzate le dosi, quindi questi sono 800 e usate solo 400 se siete di meno. Come al solito, ciò che resta nel barattolo si fa con un po' di acqua e si pulisce ben benino. Adesso aspettate che bolla, una volta che arriva a bollore dovete aggiustarlo di sale e potete aggiungere il pesce, quindi diamogli 10 minuti di cottura. A questo punto aggiungeremo il sale e il pepe, se abbiamo deciso di non utilizzare il peperoncino. Quindi aggiungiamo sale e pepe, diamo una bella rimestata e possiamo riaggiungere tutti i nostri pescetti, perché ormai la salsa è pronta. Adesso tocca ultimare la cottura dei nostri pesciolini. Li appoggiamo sempre delicatamente per evitare che si rompano e li facciamo cuocere ancora per circa 15 minuti, non di più, perché altrimenti si stracuociono e poi non saranno più buoni. Mentre la cottura è quasi ultimata, quindi sono passati circa 10 minuti, ricordatevi che dovete farlo abbastanza brodoso, che poi dovrete accompagnare le tre alternative che vi do, ovvero la frisella, il farro o gli spaghetti spezzati. Scegliete voi quello che fa più per voi, quello che più si addice alla vostra dieta o ai vostri gusti. Comunque, quando sta per cuocersi, aggiungiamo anche le nostre cozze, che sono l'ultimo ingrediente che va aggiunto nella nostra padella. Un'ultima cosa, ricordatevi di ultimare la cottura gli ultimi 5 minuti, in totale 10-15 minuti, con un coperchio. Ed ecco qui la nostra zuppa di pesce, buonissima, fantastica, è pronta. Possiamo spegnerla, aggiungere del prezzemolo fresco a freddo, io preferisco aggiungerlo quando è freddo perché non deve cuocersi il prezzemolo, quindi una bella cascatina di prezzemolo, e dopo vi illustrerò come la potrete gustare al meglio. Ci sono delle valide alternative, tutte molto gustose e buone. Benissimo amici di Vino Divino, la nostra ricetta è ultimata, adesso vi mostro le alternative validissime tutte quante per poter gustare al meglio la nostra zuppa di pesce da bordo. Ed ecco, partiamo con la prima, che è quella più buona secondo me, ed è sono gli spaghetti spezzati, guardateli che meraviglia. Adesso vi linko la ricetta per cucinarli originali, qua sotto vi metto in descrizione, per farli come si facevano a bordo sulle navi. La seconda alternativa validissima sono le friselle, guardatele che meraviglia, friselle integrali che accompagnano il nostro gustosissimo pesce. La
terza alternativa è il farro, guardate, è bellissimo. Questa è l'alternativa meno calorica e più rustica. L'altra alternativa è accompagnarla al pane d'Altamura tostato con un filo d'olio evo e strofinato con dell'aglio fresco. Se vi è piaciuta la mia ricetta, mettete mi piace, iscrivetevi sul canale YouTube di Vino Divino, mettete qui sotto tanti commenti, tanti suggerimenti, ditemi come la fate voi in casa vostra la ricetta, iscrivetevi al canale Instagram di Vino Divino che comparirà proprio qui dove c'è il pane di Altamura. Seguiteci sui social, quindi abbiamo detto Instagram, Vino Divino con due O finali, Facebook, e chi più ne ha più ne metta. Ciao amici, alla prossima ricetta!